Insomma, l'ambientamento, come procede? È già un po' di tempo, già tanto partito. Posso dire già che sono quasi 100% abituato qua. Grazie a tutte le compagne. Le compagne hanno stato molto importanti questo inizio. Sono contento. Poi tra l'altro, insomma, ti sei veramente calato nella realtà del calcio italiano, perché d'accordo l'ambiente che cambia tutto, un paese diverso, eccetera, però l'abitudine, insomma, il calcio polacco è un po' diverso da quello della Serie B. Penso che il brasiliano che arriva diretto da Brasile a Italia è un po' più difficile, io stavo già a 4 anni già a Polonia, è un po' diverso, però già è Europa, né? È più facile, né? Anche quando ero arrivato tutti mi hanno aiutato e per me entro in campo e lo sport stesso, 11 contro 11, e ho provato a fare il mio massimo per più veloce possibile se adattarsi. Nel trio di difesa siete praticamente ormai, sta diventando un ritornello. Čonek, Piccioni, Trevisan, siete voi insomma i tre titolari. L'intesa credo che ormai sia, vi conoscete quasi a memoria, no? Il campionato Serie B è troppo lungo, molto lungo. E tutti i giocatori che sono qui sono importanti. Adesso giocano noi. Però tutti i giocatori della squadra hanno una qualità, se sono in Padova sicuro che hanno una qualità per giocare, né? E adesso il mister ha optato per noi per giocare e sicuro che siamo in campo e vogliamo provare il massimo per aiutare. Sei soddisfatto di questi primi mesi qui in Italia? Insomma, te l'aspettavi così il tuo esordio nel calcio italiano? Sì, sono contento, posso dire che sono contento, è arrivato già due giorni dopo l'arrivo, già ho giocato, né, e subito, né, questo, né, molto veloce, però ho fatto il massimo per più velocemente adattarsi al calcio, all'ambiente, e le compagne hanno mi aiutato tanto. Né. Giocare in Italia era il tuo sogno? Mi diceva il procuratore ancora nella fase della trattativa. Sì, sempre volevo giocare qua. Quando stavo in Brasile, prima di andare a Polonia, mio procuratore italiano, né? Provato a portare qua, però ancora non aveva la cittadinanza, era un po' più difficile, né? Andato lì a Polonia, ho la discendenza polacca. Ho fatto 4 anni che sono stato molto contento lì in Polonia, né? Trovava bene, però dopo 4 anni voleva un po' cambiare anche per fare un progresso nella carriera, né? Quando ho avuto la proposta di Padova ho visto che era la squadra e il momento ideale per fare, né? Niente, sono contento di arrivare qua e già giocato tante partite, ho vinto l'ultimo 2 derby, ho sentito già com'è l'atmosfera qui, posso dire che sono contento. Come ti è sembrata l'atmosfera? Queste due ultime partite un po' specifiche, né? un po' particolare, le tifose hanno stato bravissime, noi hanno aiutato tanto, noi giocatori non sempre entriamo in campo per fare il massimo, indipendente di contro chi giocamo, né? Però ho visto un'atmosfera diversa due ultime partite e mi è stato un gran piacere da questa piacere tifosa insieme con i compagni, ovvio. Senti, dalla Polonia ti senti ancora con qualcuno, dai tuoi vecchi compagni, a Jagellonia,
oppure non so, sono, se hai mantenuto dei contatti lì con... Sì, anche oggi ho parlato con il mio ex allenatore, oggi è il suo compleanno, ho chiamato, cioè, ho una buona relazione con tutti i giocatori, sono 4 anni lì, una vita quasi lì, è tanto tempo, tanto amici, ho contatto con tutti lì, ho lasciato tante persone, non solo il giocatore, però è una vita, come ho detto, ne ho contato, anche io ho la descendenza polacca, così è come se fosse come il mio paese anche. Mi diceva Giuffrida che sono stati molto dispiaciuti anche i tuoi compagni, il tuo allenatore della tua partenza, che ha tentato in ogni modo di farti recedere da questo proposito di venire in Italia, al di là della società che insomma fino all'inizio ha provato a trattenerti, no? Con tutte le maniere possibili. Sì, era come tutti hanno visto, la relativa era difficile, né? Però la mia decisione era mia volontà arrivare qua, né? Questo era un punto che pesava tanto nella decisione. E ha aiutato, né? La mia volontà ha aiutato tanto per fare, era fondamentale per fare la trasferenza, né? Come ho detto, ho una vita lì, 4 anni, ho fatto bene, abbiamo vinto la Coppa di Polonia, una squadra che non era una squadra grande, però abbiamo vinto la Coppa di Polonia, 2 anni abbiamo giocato la eliminatoria di UEFA, e era il momento di cambiare, ho fatto tutto il possibile e sono arrivato. Una trattativa difficile, no? Perché è molto lunga, a un certo punto sembrava che fosse completamente saltata. Tu in quei giorni come la vivevi? No, io cercavo di allenarsi, stare sempre preparato, né? Perché non sapevo se arrivava qua o se rimava lì. Era importante stare bene in tutte le due situazioni. Mia volontà era venire qua. E era, come tu hai detto, sembrava un momento che era impossibile di fare. Però quasi l'ultimo giorno il procuratore è stato bravo, la direttoria di Padova anche, per questo sono arrivato qua. Cosa hai trovato nel campionato italiano di Serie B che non ti aspettavi? Cioè, è come ti aspettavi, come te l'avevano descritto, come qualità, come difficoltà? Mm-hmm. E qual è l'avversario più forte che hai marcato fino a questo momento, che hai affrontato? Mm-hmm. Prima domanda... Cercavo sempre il calcio italiano, né? Sapevo che era la velocità del gioco è forte, la forza fisica è anche importante, né? E rispetto all'avversario è difficile parlare di uno, né? Sono tante qualità molto forti, cada partito cerco di fare il mio meglio, non guardare contro chi io gioco, però... guardo sempre fare il mio meglio, né? Non lo so dire qual è il più forte, qual è il più fraco. Cacci è stato forte, duro da marcare, sai che Verona. Sì, te l'avevo parlato che qui era ex, che ha giocato. Sì, ho sentito tanto questa situazione, però lascio per i tifosi, per la statistica, per così. Quando entro in campo cerco di fare il mio meglio.